Il paesaggio è trasformazione. Dall'antichità al Medioevo e fino all'età moderna abbiamo avuto un continuo processo di costruzione paesaggistica. In primo luogo attraverso la coltivazione della terra e il lavoro degli agricoltori, fatto anche di disboscamenti, di bonifiche, di sistemazione agrarie come i terrazzamenti o le piantagioni. Questo processo culmina nel Novecento, secolo in cui si osserva un definitivo passaggio da un'attività a forte intensità di lavoro, come era l'agricoltura tradizionale, a un'attività a forte intensità di capitale, accompagnato da un complesso fenomeno di modernizzazione agraria, comprendente la privatizzazione, le recinzioni, la meccanizzazione, la chimica e l'intensificarsi delle produzioni e del sapere agronomico. Era un paesaggio fragile e resistente al tempo stesso, che ha conosciuto trasformazioni radicali, soprattutto dopo la metà del Novecento, in concomitanza col boom economico che ha trasformato l'Italia da paese contadino a paese industriale. Una parabola secolare e millenaria giunge al tramonto. Finisce la cultura promiscua, aumenta il consumo di suolo, c'è l'abbandono di tanti territori e la specializzazione produttiva in altri, si perde patrimonio territoriale, c'è perfino un ritorno del bosco al posto delle coltivazioni. Insomma, le trasformazioni produttive dell'età contemporanea hanno generato una forte semplificazione del paesaggio rurale. Sembrerà strano, ma noi viviamo in un mondo più complesso e articolato, ma abbiamo intorno un paesaggio più semplice e banale. Che fare allora di fronte a processi che semplificano e banalizzano il paesaggio, rendendo più vulnerabile il suolo e spesso interrompendo quella trama territoriale disegnata dagli agricoltori? Il rapporto tra agricoltura e paesaggio è un tema storico, come abbiamo visto, ma è certamente anche un tema molto attuale. Il paesaggio è una risorsa, non a caso è uno dei punti inseriti nella Costituzione italiana con l'articolo 9. Secondo cui la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Le ferite al paesaggio, sempre più profonde negli ultimi decenni, sono lo specchio della crisi politica, della crisi della democrazia anche, e richiedono strategie e azioni immediate per la tutela e la valorizzazione, dai piani paesaggistici regionali fino agli strumenti urbanistici comunali. Il paesaggio, abbiamo detto, è una risorsa. Come tutte le risorse, può, deve essere utilizzato, ma non deve essere consumato. Non deve essere utilizzato, cioè, in modo dissipativo, perché in questo modo priveremmo le future generazioni di godere di questo patrimonio che si è costruito nel tempo. E quindi bisogna anche educare, insegnare il paesaggio, cosa che facciamo poco oggi. Bisogna farlo di più. Si deve evitare ulteriore consumo di suolo. Di suolo fertile, che costituisce una risorsa essenziale per la produzione di cibo e per la salvaguardia anche dei territori, dei caratteri locali, delle nostre identità. Bisogna diffondere l'idea che il territorio dei diversi contesti regionali costituisce la risorsa più importante che ha il nostro paese, indispensabile e strategica per il rilancio economico e sociale dell'Italia. Come diceva Emilio Sereni, il paesaggio è lo specchio della società.